Allora, partita insidiosa domani a Civita Castellana contro la Virtus Flaminia, che ha una classifica diciamo abbastanza tranquilla e ha costruito finora, rimontando diverse posizioni in classifica grazie anche a Bomber Vegnaduzzi e ad altri, le proprie fortune a livello casalingo. 15 punti su 21. Temi la trappola? È una partita insidiosa, una partita dove il campo non è nelle migliori condizioni, perciò bisogna lavorare più di spada che di fioretto. Dobbiamo cercare di essere bravi a non rischiare niente e di cercare di approfittare delle debolezze altrui. Il Grosseto è un attimino in difficoltà a livello di infermeria. Sì, la partita di Coppa Italia ci ha lasciato qualche strascico importante, qualche 96 che non ce l'abbiamo, e perciò dobbiamo anche forse cambiare qualcosa a livello sia di under sia di grandi. Sappiamo ieri che il Lavorrano ha fatto un tentativo per Murano. Dovesse arrivare un altro attaccante, ci sarebbe la possibilità di lasciarlo partire? Necessariamente al Gavorano, perché ma io penso, di no. Penso di no, perché è un ragazzo che ci abbiamo lavorato per 4 mesi, perciò andare a lavorare con un altro attaccante, per come siamo strutturati noi, non è una cosa facile. Poi, parlando con la proprietà, chi va via qua deve essere anche tutelato, nel senso che noi ci abbiamo lavorato e perciò abbiamo bisogno anche di che le società che vogliono i giocatori nostri ci diano anche a livello economico qualcosa, e perciò è difficile che qualcuno di qua si sposti per andare a giocare in un altro posto. Un'ultima domanda: che Virtus ti aspetti? Virtus Flaminia ti aspetti? Un 4-3-3 di che tipo? Molto difensivista, molto offensivista? Loro giocano tutti sotto la linea della palla e perciò diventa difficile anche trovare gli spazi. Poi hanno giocatori che corrono, che combattono, che hanno gambe, e perciò è una partita difficile, una partita tosta, una partita dove bisogna mettere in pratica tutto quello che facciamo durante la settimana con grande determinazione e con grande sacrificio. Allora, a domani.